Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Exotica Vita. Inizio questo video facendomi una domanda. Tutti voi, quelli che ci seguono su Instagram, quelli che magari guardano le nostre storie, i nostri post, mettono mi piace, si saranno ovviamente chiesti perché noi non portassimo i video riguardanti le nuove deposizioni, le nuove nascite, perché volevamo fare un video intero in cui parlavamo di tutto il processo di riproduzione, dall'accoppiamento fino alla schiusa delle uova. Questo sarà il primo video di 2/3 in cui andrò a spiegare dall'inizio alla fine la riproduzione. Questo è il video che parla della mia esperienza con la riproduzione dei gechi crestati. I miei due gechi crestati che sono in quella teca là. Iniziamo col video, vi lascio la intro. È iniziato tutto a inizio anno, quando ho preso lei. La sera stessa che sono andato a prenderla, si è fatta un viaggio di circa 50 minuti in macchina. L'ho portata a casa, era abbastanza agitata. E l'ho lasciata in un box a sé, per farla riposare, comunque per fargli passare lo stress del viaggio. Il giorno dopo, la sera dopo, l'ho messa nella teca del maschio. Subito, appena l'ho messa, si sono accoppiati. Quindi dopo questo accoppiamento ovviamente le temperature erano tra i 20 e 23 gradi, non erano molto alte, quindi per l'ovulazione ci è voluto moltissimo tempo, circa 40 giorni di ovulazione. E a fine marzo mi ha fatto le sue prime due uova. Ha iniziato a scavare 1 o 2 giorni prima, ho visto un bel buco nel terreno, ma il giorno dopo mi sono svegliato. E c'era lei proprio infilata all'interno di un buco nello sfondo 3D. Guardando sottoterra ho trovato due uova. Due bellissime uova, ben calcificate, bianchissime. E quelle sono state le prime uova di quest'anno. Le ho subito prese, praticamente le ho prese. Comunque le aveva fatte in un posto molto strano. È stato molto difficile trovarle e prenderle comunque. Le ho prese e le ho messe in una vaschetta. Con la vermiculite. La vaschetta era ermetica, quindi non perdeva acqua evaporata durante i giorni di incubazione. E la temperatura è rimasta per 2 mesi a 27 gradi, la massima temperatura che si può tenere per i gechi crestati, visto che io ho dovuto incubare sia leopardini che crestati nella stessa incubatrice, quindi ho dovuto mettere una temperatura intermedia. Dopo 61 giorni vado a vedere l'incubatrice, apro. E c'era il gechino nuovo che ho comunque postato su Instagram. È subito uscito dopo circa mezz'oretta da quando l'ho visto con la testa fuori. È uscito subito e era già attivissimo. Dopo circa mezz'oretta che è stato nel box a 28 gradi, l'ho messo subito in questo box che adesso vi faccio vedere. Questo qua è il box in cui lo tengo da circa una settimana e l'ho messo subito qua. Questo box rimane tra i 27 e i 26 gradi, là sopra quella teca là che fa un botto di calore. Eccolo là, no, è salito subito. Vi starete chiedendo che fine abbia fatto suo fratello. Allora, suo fratello si è sviluppato molto velocemente e molto probabilmente non si è sviluppato abbastanza bene da riuscire a nascere. Il suo uovo l'ho tenuto per 5 giorni in più nell'incubatrice e dopo quei 5 giorni ho deciso di vedere cosa c'era dentro. Era comunque molto più piccolo di questo del suo uovo, era di circa poco meno di 2 mm meno spesso e era diventato concavo in sostanza. Stava diventando un po' grigio in quel punto in cui era concavo, quindi non è un buon segno quando le uova diventano in questo modo. Vuol dire che magari c'è qualcosa che non va dentro l'uovo, magari il liquido dell'uovo non è abbastanza, magari si è asciugato troppo all'interno. L'ho aperto e dentro c'era proprio il gechino formato, ma non abbastanza da crescere e l'uovo era abbastanza secco all'interno, quindi non era normale come tutte le altre uova. Come tutte le altre uova, il geco ovviamente era morto, quindi ho dovuto buttarlo. Adesso parliamo di lui, che è il nuovo nato. Ha circa una settimana, è in fire up, è molto bello. Come base ha red, ha un reverse pinstripe ai lati.
L'Harley si sta sviluppando. Ho visto che appena era nato l'Harley proprio zero, non si vedeva niente. Invece ora, eccolo qua. Presenta degli spot di Dalmatian sulla testa e sul dorso. Il pinstripe normale non è sviluppato solo sulla coda, ma non è da considerare praticamente pinstripe. Ha dei portal qua sul lato, si vedono tre portal. Presenta questi spot qua, non si vedono bene dietro la zampa, che non mi ricordo bene il nome, ma comunque sono degli spot che hanno tutti e due i genitori, quindi era praticamente ovvio che ce l'avesse anche lui. Presenta sulla coda, come la madre, all'estremità della coda ha quella specie di padellina. Adesso non si vede bene perché comunque è veramente, ecco, si è buttato. Eccolo sulla tastierina. È veramente minuscolo. Guardatelo qua. Comunque ora che è in Fire Up proprio assomiglia tantissimo al padre. Quindi è un po' rosso. Era già molto vispo e quindi il giorno dopo ho deciso di dargli subito da mangiare. Ovviamente non dei grilli perché era troppo piccolo ancora. Ho deciso di dargli un preparato di nettare e papaya. Quindi ho deciso di dargli quello. Poi ho aggiunto anche un po' di calcio senza di tre e se l'è mangiato subito. Adesso comunque ho già due uova ancora in incubatrice di crestato. E invece credo che tra circa 12 giorni, 15 giorni dovrebbe farle altre due uova. Grazie di aver guardato questo video. Ci salutiamo con questo gechino qua arrampicato sul vetro. Se volete nuovi aggiornamenti su questo geco o sui nuovi box che gli costruirò, comunque me lo tengo, questo qua non lo vendo. Lo abbiamo chiamato Cresti, un nome molto scontato per un geco crestato. L'abbiamo chiamato Cresti. Lasciate 25 like per un nuovo episodio riguardo alla riproduzione. Iscrivetevi al canale, qua sopra compariranno i video suggeriti e i video che ancora non avete visto. Lasciate un commento sotto questo video e io vi saluto. Ciao.